Per la Juventus è una giornata frizzantina, piena di novità, soprattutto per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Sono le ore di Massimiliano Allegri, sono sicuramente ore calde per il futuro di Max Allegri, ci sono una serie di novità, ma soprattutto quando ci aspettavamo il comunicato della Juventus su Max Allegri, invece è arrivato un comunicato proprio di Max Allegri, che ha parlato di quello che è successo ieri sera, soprattutto in merito alla sfuriata che è successa proprio ieri sera, soprattutto in merito a quello che è stata la vicenda che l'ho visto coinvolto con Guido Vaciago. Andiamo a leggere tutto, cerchiamo di fare un quadro generale della situazione qui su FCM New Sport e vi ricordo di approfittare di appunto per iscrivervi al canale che è assolutamente gratuito, vi consente chiaramente di essere aggiornati in maniera totalmente gratuita su tutte le vicende. E come vedete oggi le vicende sono tante, perché cosa vi abbiamo raccontato? Della situazione di Vaciago che chiaramente ha fatto molto scalpore, della sfuriata che con una Allegri che addirittura ha preso a calci degli strumenti fotografici proprio della degli spogliatoi, con Giuntoli cacciato via dal campo e quindi litigio in diretta TV praticamente per Giuntoli Allegri. Oggi abbiamo raccontato di una Juventus che sta valutando l'esonero anticipato, ma oggi Allegri, e sono le ore di Max Allegri, oltre a questa notizia, intanto andiamo alla notizia che è arrivata poco fa, cioè 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo per i suoi comportamenti, ma non è finita qua. Perché è arrivata una comunicazione ufficiale da parte di Allegri tramite chi? Tramite il suo avvocato. Perché? Il suo avvocato ci ha tenuto a precisare quello che sarebbe successo proprio per quanto riguarda la vicenda Vaciago. E leggiamo. Infatti, tramite il suo avvocato, Massimiliano Allegri, con una dichiarazione diffusa al suo avvocato Paolo Orodella, all'ANSA nega integralmente la ricostruzione dei fatti avvenuta nel tunnel dell'Olimpico col direttore di Tuttosport Guido Vaciago e precisa che si è trattato semplicemente di un acceso alterco verbale col direttore dovuto alla concitazione del momento nel corso del quale entrambi si sono vicendevolmente insultati ad alta voce. Quindi tutto quello che era il racconto di Guido Vaciago in merito a quelle che erano le accuse, quindi Guido Vaciago oggi è uscito con qualcosa di forte, cioè non è che ha detto una roba così, ha parlato di minacce, ha parlato di clima tesissimo, ed invece lui se n'è uscito con un semplicemente ci siamo un po' presi a parole a vicenda, nulla di che, tutto nella norma. Beh, tutto nella norma fino a un certo punto, diciamoci la verità, tutto nella norma fino a un certo punto, perché è arrivata la denuncia dall'agenzia della Press, è arrivata la denuncia da Guido Vaciago. Stiamo parlando di qualcosa di grosso, ricordiamoci le parole di Guido Vaciago, perché ha parlato di frasi fortissime, direttore di M, scrivi la verità sul tuo giornale. Addirittura si parla di un Allegri che ha detto ti vengo a prendere, ti prendo a non so, minacce concrete, addirittura dito puntato, dito sotto il naso, dopo il naso guarda che so dove venirti a prenderti, vengo e ti strappo le orecchie, insomma, roba veramente fuori dal mondo. O ce lo vedete Guido Vaciago che va muso a muso con Allegri e gli distacco le orecchie. Personalmente no. Anche perché capisco il momento post partita in cui c'era un nervosismo clamoroso di Allegri, non ce lo vedo Guido Vaciago che sta lì a rispondere di muso a muso, a dire, anche perché non c'era questo nervosismo forse da Guido Vaciago, c'era più soltanto da Max Allegri. Ora, molti diranno perché Allegri ha detto questa roba qui, cioè che si è trattato evidentemente di un acceso alterco verbale col direttore dovuto alla concitazione del momento nel corso del quale entrambi sono insultati a vicenda ad alta voce, perché chiaramente l'immagine di un allenatore che comunque è conosciuto in tutto il mondo andava in qualche modo ripulita e quindi Allegri sta cercando. Però diciamoci la verità,
tra le due versioni, in questo momento tendiamo a credere più a quella di Guido Paciago, non perché Guido Paciago c'ha più simpatia rispetto ad Allegri, ma perché tra i due quello nervoso era Allegri, e Allegri non ha soltanto avuto questa esternazione particolare col direttore del Tutto Sport, ma ha anche avuto la situazione legata ai calci con cui ha distrutto praticamente del materiale della press, la sfuriata contro gli arbitri andando addirittura verso la tribuna urlando Rocchi dove sei, quella sfuriata contro Giuntoli, cioè ci sono una serie di situazioni che portano a credere che evidentemente la sfuriata di Allegri negli spogliatoi c'è stata, con la differenza che questa rispetto a quella in diretta TV contro gli arbitri, in diretta TV contro Giuntoli non si è vista, quindi siamo di fronte alla parola di uno contro la parola dell'altro. Uno però ha la possibilità di scrivere sul proprio giornale, appunto il Tutto Sport, e quindi lo ha fatto integralmente questa mattina, forse togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa, l'altro ha dovuto sfruttare l'intervento di un legale, del proprio legale, in questo caso Paolo Rodella, per poter esporre la sua vicenda. Tra l'altro abbiamo detto, forse la situazione più particolare, o forse no, più che particolare, più interessante della giornata è che evidentemente c'è qualcosa che non va. Tra l'altro c'è una situazione legata al fatto che la Juventus non avrebbe gradito sicuramente tutto quello che è successo. Perché se prima va da Guido Paciago e chiede scusa per tutto quello che è successo, poi va dalla press per chiedere appunto se fosse necessario un rimborso da questo punto di vista. Come vedete ci sono, e poi c'è la situazione di Giuntoli. Sono tante cose che evidentemente stanno cominciando a in qualche modo anche stancare l'ambiente. Cioè voi immaginate al posto di Giuntoli cosa... Cioè, Giuntoli è stato, tra virgolette, davanti a tutti, preso e trattato come uno qualunque. Messo lì tu non puoi. Cioè, stiamo parlando di una figura che John Elkann fino a qualche mese fa metteva in alto all'interno del progetto. Sicuramente ad Allegri non sono piaciute tante cose. L'essere, tra virgolette, secondo lui, poi sono punti di vista, magari tradito da una dirigenza che lo ha lasciato solo e che poi lo ha sostituito senza dirgli nulla, una dirigenza che davanti ai microfoni dice "è quanto tempo che vi dicevo parole di facciata", ora vengono confermate. Tanti di voi scrivono anche su altre piattaforme, scrivono ogni volta che uscivano le dichiarazioni di Giuntoli e il commento era sempre "visto, è stato confermato, hai visto la società da parte di Allegri, hai visto, Giuntoli non ha intenzione di", e la risposta era sempre quella, parole di facciata. Evidentemente sono parole di facciata. Questo è evidentemente una giornata importante, cioè una giornata da cui non puoi prescindere nel racconto di una stagione che è stata tumultuosa, è stata particolare, hai raggiunto gli obiettivi, perché di fatto erano stati richiesti questi obiettivi, ossia la Champions League, l'ingresso in Champions League e la Coppa Italia, quantomeno la finale, e addirittura l'hai vinta. Però se poi devi pensare a un progetto tecnico, non puoi pensare a questa roba qui. Cioè devi pensare a qualcosa di più, devi pensare a qualcosa di più futuribile, con una rosa fatta di giovani che non può essere gestita da uno come Max Allegri, che ha sempre, diciamo, preferito una rosa un po' più esperta. Non a caso, quando arriva chiede gente come Di Maria, Pogba, Milik, Paredes, gente di alta caratura, e poi magari fa mandare via gente come Kulusevski e questi giovani qua. Per cui è una Juve che volta pagina, con un Thiago Motta che praticamente sembra ormai pronto a subentrare a Max Allegri, con Allegri che addirittura è disposto, cioè, o meglio è costretto a difendersi non soltanto gli attacchi dei media, ma ora anche da parte di Tutto Sport, che sembrava essere un giornale che fino a qualche tempo fa lo ha in qualche modo lo coccolava, ora forse un po' meno.